Salve, io sono Pio e bentornati su LEGO FORTNITE! Signori, come potete vedere, ci troviamo come al solito sulla nostra bellissima scaletta per fare le intro e se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo aumentato di un livello il nostro villaggetto che adesso si trova a livello 9, ma lo volevo aumentare anche a livello 10 solo che per migliorare il villaggio a livello 10, oltre ad avere queste cose che noi abbiamo e comunque abbiamo preparato anche nello scorso episodio, cioè queste verghe di legno flesso e queste lastre di ossidiana, tralasciando l'ambra intagliata che tanto c'è pesce secco che è messo a lavorare da bravo schiavo le gemme quindi ogni volta ci dà un botto di amma intagliata ma va bene così però dobbiamo anche aumentare la valutazione del villaggio per il quale ovviamente dobbiamo aggiungere nuove costruzioni come c'è scritto qui ed effettivamente io avevo aggiunto un bel po' di costruzioni cioè avevo fatto tutto quel muro lì in fondo avevo aggiunto anche un po' di muro qui tralasciando quella parte lì che eh, vabbè state vedendo avevo finito il legno l'ho fatto con uh, il uh, il, uh, il granito e eh, quel muro l'ho messo pure, al contrario non me ne sono minimamente accorto comunque sempre nello scorso episodio avevo fatto anche tutta questa base qui ma comunque tutte queste costruzioni non erano bastate per far aumentare il livello del villaggio comunque la valutazione del villaggio che poi ci serve ad aumentare il livello del villaggio e quindi off camera ho finito di costruire praticamente tutto il recinto, se così lo possiamo chiamare, tutta la recinzione del nostro villaggetto, incluse anche gli, gli spuntoni sopra, incluso ovviamente anche quel muretto dal quale poi passiamo, cioè usciamo e rientriamo per il semplice motivo che non mi va di fare un'altra porta, una scala, adesso non sta salendo, vi giuro che off camera saliva, ok infatti adesso è salito, e quindi sì questa è l'unica parte che ho lasciato senza spuntoni, però vi assicuro che anche mettendo gli spuntoni qui sopra comunque la valutazione del villaggio non arriva abbastanza in alto da permetterci di aumentarne il livello, purtroppo, quindi tutto sto lavoro... Porca puttana è servito a un cazzo perché a quanto pare non, non, non basta non basta cioè devo fare altro Perciò mi sono detto perché non costruire a questo punto qualche casetta Perciò come vedete qui davanti che c'erano tanti alberelli adesso praticamente non c'è più un cazzo Cioè sono spariti tutti gli alberelli perché io nell'inventario ho tanta tanta legna Dovrebbero essere 300 e qualcosa sono 100, 200, 300 387, ok. Erano un po' di più in realtà. Forse ne ho lasciato un po' nella cesta. Ma vabbè, sti cazzi. Detto ciò, signori, in questo episodio ho intenzione, sì, di aumentare il livello del villaggio. Ma ovviamente, prima di costruire, per l'appunto, qualche costruzione per poterne alzare la valutazione. E quindi ho pensato, siccome mi serve costruire qualcosa, posso costruire quella eh, casetta che abbiamo visto nello scorso episodio. Cioè questa qui, che è quella penso più costosa. Mi serve altra legna. Porca puttana, come è possibile che mi serva altra legna? Scusa, ma non è vero, ma, ma è impossibile che mi serva. Ma è, non è vero, mai nella vita non mi può servire altra legna. Ma è impossibile. Regà sapete perché è impossibile? Perché io, off camera, quella casetta che stiamo per andare a costruire adesso, io l'ho iniziata a costruire e le risorse mi bastavano. Forse rompendo non mi ha dato tutte le risorse. Potrebbe essere per quello. Però la cosa mi sta ampiamente sul cazzo. Perché di solito ti dà tutte le risorse. Però vabbè, sti cazzi, prendiamo un altro po' di legna e poi andiamo a fare quella casetta. Perché infatti, vi stavo dicendo io, off camera, l'ho iniziata a, a tutti gli effetti a costruire quella casetta. E regà, poi mi sono reso conto che essendo es essenzialmente la casetta casetta più grande che si può fare su su lego fortnite e questo tronco se ne sta volando via in modo incredibile comunque dicevo essendo la casetta più grande che si può fare su lego fortnite scusate ce ne ho 399 no a me per fare quella casetta quanti me ne servono ma me ne servono 367 perché mi dice che ce ne ho 333 ma ce n'ho 399 ma si è buggato ma si è buggato ma non lo sto capendo Scusa, costo iniziale 66 ah costo iniziale più i restanti quindi in totale me ne servono 366. no lo sto capendo ah forse me ne servono 66 più 367 quindi 420 e qualcosa. Ok, va bene ho fatto male. Però, cioè, dimmi quanto cazzo mi costa in totale l'intera costruzione, santo dio. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo: per l'appunto, essendo che io off camera la stavo costruendo quella casetta. Alla fine ho detto: essendo che è la più, più grande di Lego Fortnite, di quelle che si possono fare con, con il legno e basta e non anche con il granito, perché poi quelle con il granito sono altre. Però per adesso non ho intenzione di farle, perché granito non ne ho qui vicino. Quindi non saprei dove andarlo a prendere. Mi sono detto: Ma sai che bello fare un video che lo chiamiamo tipo: Costruisco la casa più grande di Lego Fortnite. Che non farà comunque un cazzo di visualizzazioni. Perché Lego Fortnite ormai mi sta morendo pure a livello di visualizzazioni e non ne fa. Però, perlomeno facciamo un episodio in più in cui ho qualcosa in più da fare, qualcosa di diverso. Quindi prendiamoci sta cazzo di, di legna, mi abbatto qualche altro albero e penso poi basti, anche se a quanto pare finirò... Oh, e questa roba? Ma da è uscita? È morta qualche gallina, ma quando? Oh vabbè, tanto a me le piume non dispiacciono, sti cazzi. Comunque dicevo, prendiamoci tutta sta roba e poi ce ne andiamo a casetta a fare quella mega casone enorme. Così almeno facciamo qualcosa di diverso e non stiamo sempre a, fra parentesi, molte parentesi, a traiardare, a cercare di fare più cose possibili... Co eh, no, costruzione, scusate Tra macchinari e esplorazioni varie Anche perché sinceramente mi sto iniziando a rompere il cazzo Del fatto di esplorare e andare tipo a chilometri di distanza Comunque direi che ne abbiamo 4,46. Tecnicamente dovrebbero bastare Ok, bastano Ci ne avanza anche un pochino. Non è abbastanza ma eventualmente off camera Recupererò un po' di legno In modo tale che se negli episodi che verranno Dobbiamo magari andare eh, Ma entriamo di qua, mo che ci penso Perché se non sbaglio ho fatto una, una porta da questa parte, credo Non ho fatto una porta, ok, mi sbagliavo Comunque dicevo in modo tale che se negli episodi che verranno dobbiamo andare a fare un po' di esplorazione Perlomeno c'è un po' di legno da parte per fare qualche scaletta qualche basetta per appoggiarci Tra l'altro questa cosa la dovrei finire di costruire Perché penso che finché tanto non la finisco di costruire Non me la calcoli come roba che ci aumenta la valutazione del villaggio Quindi potrebbe essere anche per quello Comunque prendiamo sta casetta che si chiama rifugio ritirato Che fra l'altro costa... Molto di più costa praticamente il doppio di questa qui Ma questa qui sembra più grande però vabbè Prendiamo comunque questo rifugio ritirato lo andiamo a mettere, eh, oddio, allora la posso mettere dietro dietro in realtà, solo che di lato ha tipo le aperture, quindi non vedo molto senso nel metterlo vicino ai muri, quindi facciamo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, lo abbiamo allontanato in modo equidistante da entrambe le pareti, anche se poi a quanto pare eh, vedete no, non è proprio simmetrico maledetto, anche qui dietro, no, oddio, qui dietro è simmetrico rispetto al davanti, ma lateralmente no, Beh, perché è fatto col cuore? Ma vabbè, comunque iniziamo a costruire. Fortunatamente, costruire. Queste case che sono praticamente già fatte Non è una rottura di coglioni Come quando costruisci normalmente qualcosa Tipo quando ho cercato di costruire Il nostro bellissimo ma molto molto brutto magazzino Perché fortunatamente queste costruzioni Hanno queste zone blu Dove i pezzi si incastrano in automatico E comunque non puoi sbagliare a piazzarli Perché se anche io adesso vado a prendere questo pavimento Lo voglio mettere tipo uh, qua Non lo posso costruire Cioè anche se clicco non funziona Quindi lo devo mettere per forza qui Fortunatamente una cosa buona l'hanno fatta Meno male, per fortuna. Cioè, almeno sui progetti sono facili da fare. Almeno non devi bestemmiare, perché sennò sai fare una casetta di queste dimensioni così complicata. Che cazzo di casino che è. Cioè, ma non te lo sto neanche a dire. Sarebbe veramente un casino. Ecco, però, sta cosa mi dà fastidio. Perché due finestre a sinistra e una a destra? Cosa ti dice creatore del gioco? Non tanto creatore del gioco, designer del gioco che ha deciso di fare questa casetta di merda. Perché? Cioè a parte che è inutile perché è un cazzo di, di casino, cioè fai tutto sto porticato inutile e brutto che non serve un cazzo, a parte quello, cioè la fai pure asimmetrica, sei stronzo, sei stronzo due volte, perché mi fai una casetta che potrebbe essere molto più grande, me la fai molto più piccola e soprattutto me la fai asimmetrica, sei stronzo, no, non c'è altra spiegazione, io qua sto cambiando pezzo inutilmente, non devo cambiare pezzo, adesso sì però, perché porca puttana sono uscito per sbaglio. Mettiamo queste cazzo di finestrette, mettiamo sti angoli Fra l'altro, cosa brutta che vi ho detto Del perché non volevo fare effettivamente Queste casette, la porta non lo posso aprire Finché sono nel menu costruzioni, va bene Facciamo finta di niente, comunque dicevo, cosa brutta Sono questi lati qui, perché se voi vedete Le finestre, ok, le finestre non hanno Il vetro, però sono effettivamente finestre Quindi ci può pure stare, queste qui sono porte Solo che sono porte che, che, che non portano Nel senso che sono porte eh, aperte Ok, dovrebbero essere tipo quelle porte Finestra che si vedono nelle case tipo Un po' più lussuose, con Tutte le vetrate, solo che il vetro non c'è, porca puttana, e quindi rimangono così aperte. E, e chiunque ti può entrare in casa, che è una cosa che è una rottura di coglioni incredibile. E mi dà proprio fastidio. Cioè, dico io, fa fammi la casa fatta bene, o perlomeno fammi le cose fatte bene. Ah, devo mettere altri pilastri, la riesco a mettere sta scaletta. Mannaggia, puttana, vedi tu se devo bestemmiare pure per mettere le cose quando eh, faccio le i progetti di merda automatizzati. Maledetti. Fra l'altro, il mio personaggio ha fame, come al solito, maledetto, che ha costantemente fame calcolate off camera solo per prendere la legna se hai fregato tipo 20 pezzi di, di uova fritta che ti danno un botto di vita ma comunque se li hai consumati sto bastardo, maledetto infame allora mettiamoci altri tre pezzi e poi magari ci mangiamo qualcosina perché se veramente mi crepa il personaggio solo perché è stupido e non riesce a resistere leggermente alla fame maledetto, io sono ciccione porca puttana nella vita reale e mannaggia a Cristina D'Avena, no, non muoio di fame come muore di fame sto stronzo tra l'altro mangiamoci sto pezzo di carne cruda che abbiamo preso da non si sa dove, da quella gallina che è morta non si sa come, così almeno ci liberiamo lo slot e poi ci prendiamo questa carne tra l'altro sto cercando di tenermi le uova fritte che mi fanno i personaggi schiavizzati per quando eventualmente andremo all'avventura, perché le uova fritte mi danno molta molta più, più vita più, più cuoricini, anche se devo dire che la carne come vedete in alto a sinistra mi dà quei due cuori extra che male non fanno, soprattutto in un combattimento, però diciamo che comunque avere le uova che mi recuperano quattro cuori è senz'altro meglio. Come cazzo si rientra nel menu costruzioni? Ok, non Stavo riuscendo a rientrare perché sono un rincoglionito di merda. Questi li ho messi. Ce n'è uno solo di questo, che credo sia questo qui. Ok. e Poi ci vanno questi quattro qui. Fortunatamente, quando vai a costruire, puoi stare anche fermo tipo al centro della casa. Che comunque, bene o male, la maggior parte dei posti li riesci a raggiungere. Fortunatamente, anche se c'è da dire che. Può capitare che cadi per l'appunto, come è appena successo a me. Perché a quanto pare, quando tu sei ad esempio leggermente su questo pezzo, tu non lo puoi andare a mettere perché il gioco è stupido. Vedete? Cioè, non è che te lo segni al rosso come quando costruisci normalmente, che ti fa capire che qui non te lo mette. No, perché devi uscire, ma lo devi capire tu. Cioè, se io ci entro, ecco, cioè, non diventa rosso, diventa bianco. Che okay? però quel bianco che non si nota la differenza tra bianco e verde. Che porca puttana. Adesso, fra l'altro, mi ha spostato pure indietro completamente a caso. Vabbè, lasciamo stare. Purtroppo c'è sempre qualcosa che non va su sto gioco di merda maledetto C'è sempre qualcosa che deve essere fatta male perché sennò gli sviluppatori non sono manco contenti per il cazzo Allora facciamo questi due, poi mettiamo questi pezzi di tetto Fra l'altro io mi chiedo perché se mi fai fare i pezzi di tetto non mi fai fare pure la parte qui di pavimento così mi avvicino Maledetto infame, come cazzo le fate ste case di merda Figli di troia Adesso mi darà il tetto Ancora, sia sì, a quanto pare uno va qui e uno va qui. Questo è un angolare che va qua e un altro va qua. Questo è un parapetto, si chiama parapetto? Non lo so. Mi dai il pavimento da mettere qui per favore? O una ringhiera, qualcosa che mi permetta di non cadere. Anche se poi posso dire che se metti una ringhiera, quasi stronzo perché mi lasci tutto questo spazio sul quale potrei avere per appunto spazio per mettere un altro pavimento. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Tanto il gioco è fatto male, lo sappiamo. Un'altra di quelle porte brutte, porte finestre brutte, dal quale io posso tranquillamente cadere visto che ci posso passare dentro ma vabbè lasciamo stare sempre per il fatto che il gioco è fatto col culo meglio il designer che ha creato sta casa in questo gioco di merda l'ha fatta col culo io vi giuro non, non so come cazzo gli vengono che se le vedi da fuori sono pure carine ma poi alla fine di utilità hanno nulla perché spazio non ne hanno e soprattutto sono fatte con ste porte di merda che sono veramente Inutili, andiamo a mettere gli ultimi due angolari. Fra l'altro, sta casa dura tre ore, cioè diciamoci la verità: cioè 26 fasi. Regà, un'altra di porta di merda. Mannaggia miseria. Comunque, 26 fasi, ce cioè, ne sono tantissime. Che io poi mi sto sbrigando. E qui veramente ci ha messo le, le cazzo di, di, di ringhiere. Maledetto figlio di troia. Eh, mi lasci tutto sto spazio sul quale io potrei costruire. Potrei portare tutti i macchinari qui dentro e fare qualcosa qui dentro. Invece, no, perché sei stronzo. Maledetto. Ma vabbè, tra l'altro, come vi stavo dicendo, io questa casa la stavo costruendo già off camera. Poi alla fine non l'ho costruita tutta. Sono arrivato più o meno a metà. Però, effettivamente, eh, un po' di legno a quanto pare è sparito. Non l'ho capita sta cosa. Prima ce l'avevo tutto. Adesso non più. Però, vabbè, lasciamo stare. Sempre il gioco che è fatto veramente col culo. Comunque, siamo alla fase 16. Ne mancano altri 10. Porca puttana, fare il tetto. Comunque è una rottura di coglioni. Perché sti pezzi si incastrano un po' come cazzo li pare. Fra l'altro, voi tutti sti pezzi di dimensioni diverse. Che è rottura di palle. Cazzo, fammelo simmetrico. Mannaggia miseria. Qui c'è un buco. C'è un buco nel tetto. A volte è fatto male? Madonna Santissima. Ma quanto è brutto. Mamma mia. Comunque dicevo, tutti di dimensioni diverse, cioè il tetto da 3, il tetto da 2, poi c'è l'angolare sinistra, l'angolare destra, Cristo, oddio. Ma fammi le simmetriche, le case, che è molto più facile, santo, oddio. Guarda, angolare da 3, angolare da 2, c'è cioè angolare, tetto da 3, tetto da 2, angolare sinistro, poi ovviamente ci sarà l'angolare destro, ovviamente, poi c'è il tetto da 3 e il tetto da 2, che poi fra l'altro questo è 03, quello è 04, lasciate stare, io lo chiamo da 3 e da 2 perché sono stupido, non leggo. Però sta angolare che comunque è, è bucato, non lo so, cioè è un po' brutto, devo essere sincero, veramente è fatto col culo, cioè ma a vederlo fa proprio cagare. Ma ti prego. Cioè, fammelo meglio. Che cazzo è quest'angolo di merda? Guarda, ma che cazzo è? Ma perché mi devi fare una costruzione fatta così? Cazzo, ma manco l'avessi incastrato io male. Porca puttana, cioè, è un progetto. Si incastrano bene a prescindere. Ma porca puttana, cioè è un angolare, proprio fatto di, di base dal gioco e me lo fai pure col culo. Ma Cristo Dio. Tra l'altro adesso arriveranno le, le parti più rotture di palle che sono la parte superiore del tetto che voi non avete idea di quanto sia bestemmioso poi andare a mettere le parti sopra perché da dentro non sempre riesci purtroppo anche se in qualche modo ci riesce perché lui è magico e anche da dentro riesce a mettere le parti esterne però non tutte le riesce a mettere ad esempio se io adesso devo andare a mettere questo come vedete qua si stanno mettendo ok? Però arriverà un certo punto in cui, certo, non lo riuscirà a mettere perché è stupido. Tipo qua, adesso ne abbiamo messo un tot. Adesso ne mancano quattro. Quattro che suppongo vadano tipo qua. Ok. Ne mancano altre due, suppongo vadano qui dietro. Ok. E adesso ci sono questi. Questi, dove cazzo vanno? Eh, bella domanda! Andranno qua? Oh, cazzo, vanno qua. Uno va qua e uno va qua. Oh, cazzo. Ah. Ok, sono riuscito a metterle da, dall'interno. Chi l'avrebbe detto? Questi vanno sicuramente all'esterno, perché mi ricordo che c'era tutta la parte esterna. Esatto. E poi suppongo che abbiamo finito a questo punto. Ok, non ci abbiamo messo neanche tantissimo. Certo, quest'angolo è un po' brutto messo così, cioè, potevi mettere qualcosa per fare st'angolo, cioè, veramente brutto, eh, si incrociano proprio malissimo. Però dai, perlomeno non ci abbiamo messo un'eternità a fare sta casetta di merda. Perché qua devi essere asimmetrico, maledetto, ma lasciamolo aperto, perché mi devi mettere il portico così, di uno più avanti? Tutta sta struttura e poi la porta lì, gli... a sinistra, madonna che fastidio. Ma veramente, ma chi le disegna in queste case è proprio un cane, santo Dio. Cioè, sembra che le abbiano fatte fare all'intelligenza artificiale, che non c'è un minimo di gusto, santo Dio. Guarda! Cioè, qua è tutta una parte che dovrebbe essere una vetrata. Ma tu ci puoi entrare tranquillamente. Ma che fatto male. Comunque, signore abbiamo finito di costruire la casa più grande. Cioè, questa è la casa più grande che si può fare con il solo legno. Poi, sì, ovviamente c'è la casa. Non è questo il tasto. E questo qui, stavo dicendo, c'è ovviamente la casa che si può fare anche con i mattoni. Cioè, con uno di Rototorto così completamente a caso e con 215 di granito, che non è proprio poco. Che comunque. È... È grande, non grande forse come questa, forse un po' più piccola, però effettivamente in realtà se noi andiamo ad esempio a migliorare che adesso possiamo anche migliorare il villaggio, vediamo che ci dà la costruzione casa spaziosa, quindi abbiamo una casa ancora più grande però da fare con il granito, che poi eventualmente facciamo anche questa. Tra l'altro, prima di aumentare il livello del villaggio, esploriamo un po' questa casetta che comunque, vabbè, l'abbiamo già vista perché la stavamo costruendo, però a parte questo scalino così brutto che non è ricoperto mi dà assolutamente fastidio, poi c'è tutto il porticato, in realtà non è un porticato, è porticato solo dietro e eh, in realtà i lati non è porticato Quindi è pure brutto C'ha questa entrata eh, asimmetrica Sia da una parte sia dall'altra Cioè simmetrica nel senso che se io apro qui da davanti mi trovo un'altra porta Però è asimmetrica perché dovrebbe essere tipo centrale E invece è spostata sulla destra Lì sulla sinistra perché è fatta col culo Lo stesso le finestre Queste eh, bellissime porte e finestre che in realtà sono sempre aperte Perché il vetro non c'è E poi c'è tutta quest'area qui sopra che è molto spaziosa Dove ovviamente non costruiremo un cazzo Perché anche volendo mettere i macchinari qui dentro Quando arrivi qui sotto al tetto Col cazzo che devi va a costruire tutto questo spazio che vedete qui Cioè probabilmente qui sotto non ci potrei mettere neanche una cesta Se ad esempio adesso vado a prendere una cesta Trascendo il fatto che non ho comunque lo spazio Cioè scusate non lo spazio le, le assi per farle Probabilmente qui non me la farebbe costruire Perché tocca il tetto Quindi la dovrei fare tipo qua davanti Un po' più avanti Però comunque quello lì dietro è spazio inutilizzato Perché queste case sono fatte col culo Mannaggia la miseria Cioè volendole costruire qui sotto le cose Le puoi anche costruire Però poi sai che coglioni girare qui dentro Certo in realtà... Adesso che la casa è costruita, posso tranquillamente spaccare pure i pilastri centrali che recupero un po' di legna volendo e oltre a recuperare legna mi, come posso dire, mi, mi posso destreggiare meglio all'interno della casa, quindi potrei anche costruire qualcosa qui dentro, però sinceramente non mi va manco per il cazzo, a parte il fatto che se devo modificare sta casa, io comunque ci levo i pilastri centrali. Qui ci faccio un'altra ringhiera, anche se non credo si possa fare, però la farei perché veramente mi dà fastidio la ringhiera a destra e poi a sinistra c'è il vuoto che ci vuoi passare al centro, mi, mi urta proprio o al massimo se scala la farei più a destra così, mi evito di lasciare so spazio in Utilizzato, Leveri queste porte e finestre che sono veramente bruttissime e ci metterei dei muri normali. Leveri anche sta porta e ci metterei un muro normale, sinceramente. E soprattutto eh, vedrei di trovare un modo di fare tipo o una porta centrale o magari allargare ulteriormente la casa e farla simmetrica perché mi urta tantissimo. Anche se allargarla sarebbe un casino. Quindi sinceramente non penso lo farò mai. Comunque usciamo da qui. Ovviamente sta piovendo. E c'è una tizia tutta rosa. Chi cazzo sei? Si chiama Mesi. Ehi là, sono Mesi. Non avere paura di andare alla scoperta e girare il mondo. Per la cronaca, non voglio spoiler sulle mie amicizie. Se la nostra avrà un finale, ti prego di non dirmelo. Sto esplorando da ore. Credo che stanotte dormirò al tuo villaggio. Ok, dirmi qualcosa di più, no? Eh, sono pronta per il mio primo piano. Ah, non hai una cinepresa? Combatto contro i bruti da sempre. Vorrei vedermi sistemare in un bel villaggio da qualche parte. Comunque sia, che si dice di nuovo? Se io dico, vieni a vivere nel mio villaggio, certo che sarebbe bello avere un posto nuovo e stare Però il mio villaggio, qui dici. Eh, non ha ciò di cui hai bisogno Ovviamente Però adesso In realtà Noi possiamo fare così Possiamo migliorare il villaggio Così finalmente abbiamo il nostro primo villaggio a livello 10 Primo e Ultimo penso Abbiamo finalmente il livello massimo del villaggio Che adesso è diventato un cazzo di lama Bruttissimo, con quello che sembra, non lo so Un cazzo enorme che gli esce da, lì davanti Mi stanno tutti applaudendo, grazie, gentilissimi E la prima cosa che farò, penso proprio Che sarà andare a prendere quella cristiana E farla diventare parte del villaggio Sono sei, ci sono io Ok, questo non è assegnato Quindi lo posso assegnare, Manzo Boss ovviamente non ha un letto Perché lui non fa parte del villaggio, ve lo ricordo Penso di essere uno dei pochi In Lego Fortnite ad avere una persona in più Nel villaggio che questo stronzo ha trovato in mezzo al nulla che continua a seguirmi all'infinito, fortunatamente. Così almeno non occupa spazio nel villaggio completamente a cazzo. Comunque, vediamo se eh, entra a far parte del nostro villaggio. Certo che sarebbe bello avere un posto nuovo in cui stare. Hai un posto dove farmi dormire? Assolutamente sì. Speravo tanto di avere un letto tutto per me. Grazie, fai come se fossi a casa tua. Ok, adesso è diventata parte del nostro villaggio. Ciò vuol dire che tecnicamente adesso io la posso schiavizzare. Sì, eh, no, non so cosa farle fare perché comunque abbiamo quello che ci lavora il legno. Sì, anzi andiamo a vedere. Lui ci lavora le gemme. Quindi adesso c'ha sicuramente un po' di cose da dare perché prima di iniziare a registrare non le ho prese. Quindi ci ha dato l'ambiente. Certo che se sto stronzo mi facesse anche 30 di rubino intagliato a me non dispiacerebbe, però ci facciamo andare bene anche Lambre intagliate e basta. Poi c'è lì che ci lavora la pietra se non ricordo male e ci ha fatto le lastre di ossidiana Oh cazzo, buono, ottimo! Ottimo così, 5 lastre di ossidiana addirittura. Fantastico. Poi c'è lui che lavora il legno, se non sbaglio. Ci ha fatto le assi, verga di nodo torto, verga di legno e anche le verghe di legno flesso che sono assolutamente ottime. Poi c'è girasole che credo di averla messa a cucinare. Non mi ricordo. Dove cazzo è finita? Non si sa. Ok, sta qui all'interno del, della zona letto. Lei, se non sbaglio, cucina. C'è dato carne alla griglia, uovo fritto e pannocchi di mais. Pannocchi di mais che non uso perché sono inutili, ti danno quanto la carne e. È... Nient'altro, cioè, non ti danno neanche due cuori extra. Quindi me ne sbatto assolutamente il cazzo. E quindi lei la possiamo assegnare a qualcos'altro, solo non so cosa. Vediamo, parliamo di mansioni. Allora, se io ti dico esploriamo, non so se Manzo Boss se ne va, mi sa di sì perché se non sbaglio una volta avevo provato e la cosa non è proprio buona perché rischierei di perdere Manzo Boss che è un personaggio in più e a me non dispiace avere un personaggio in più, così gli altri li posso tenere tutti qui dentro il villaggio schiavizzati a fare cose. Però se io ti dico aiuta il villaggio, vediamo, mansioni di nutrimento Hai ah, coltiva cibo che in realtà potrebbe tornare utile perché per andare nelle zone fredde ci serve fare gli hamburger che sono un po' come i frappè che ci danno la resistenza al caldo, però gli hamburger piccanti ci danno la resistenza al freddo per 10 minuti e mi serve coltivare il peperoncino quindi non sarebbe male, poi abbiamo cucina cibo estra i semi che comunque sempre per la parte di, di coltivazione servirebbe, cucina cibo ovviamente non ci serve perché abbiamo già la tizia che cucina, prepara il pesce non lo so, forse mi sembra un po' sessista assegnarlo a una donna però vabbè in ogni caso non penso mi serva però voglio vedere se può fare anche qualcos'altro, se ti dico mansioni di risorse, abbiamo lavoro la pietra e lavora il legno che già lo fanno, raccogli risorse potrebbe essere utile però vediamo di fare qualcos'altro mansioni di lavorazione, ok fondi metallo raccogli gemme, creati Tessuti. Ok Allora Crea tessuti per il momento non ci serve Forse l'unica cosa sarebbe tipo raccogli gemme che se non sbaglio, Pesce Secco lavora le gemme, non le raccoglie. Fondi metallo ancora non lo può fare perché non abbiamo ancora eh, la, la, la... Vabbè, il macchinario per fondere il metallo non ce l'abbiamo, lo devo fare nel prossimo episodio. Quindi direi raccogli gemme. Ok, vediamo cosa fa. Ah no, questa anche usa le taglia, il, il taglia gemme. quindi no. Eh, no, non fa un cazzo, no. Allora niente, pensavo le andasse a raccogliere e cedesse grezza, invece no. Eh, allora facciamo, parliamo di mansioni. Aiuta il villaggio e ti chiedo di andare a fare eh, mansioni di lavorazione anzi no ti chiedo di andare a fare qualcos'altro e per adesso dico mansioni di risorse raccogli risorse nei paraggi così magari sta stronza ci raccoglie un po' di fertilizzante che potrebbe servirmi per fare la coltivazione di peperoncini che ci serviranno come vi ho detto per gli hamburger piccanti per andare ad esplorare poi più avanti la zona fredda e soprattutto magari mi prende anche delle piume che non si sa mai mi, mi servono sai com'è per uccidere prima o poi un fottutissimo eh, bruto di merda e mi servono tante tante frecce ora per quanto riguarda il villaggio abbiamo esse Essenzialmente finito. Vediamo velocemente cosa ci ha sbloccato questo villaggio a livello 10. Spero mi abbia sbloccato un po' di roba. Scusate. Anche se qui non vedo già niente. La cosa mi dà fastidio. Perché speravo in un forziere ancora più grande. Ma vabbè. Anche se in realtà questo si fa con l'ossidiana dei lingotti di rame. Che è un po' costosetto. Comunque vediamo cosa ci ha sbloccato. Ci ha sbloccato dei lampioni. Che in realtà. Porca puttana, lingotto di ferro. Porca troia. Eh, il ferro sicuramente si trova all'interno delle zone fredde, ma porca puttana. Cazzo, l'ingotto di ferro. Mamma mia, per fare un, un lampione di merda, poi tre lingotti di ferro, ma porca puttana, ma mi faccio i falò che sono praticamente gratis, costano pochissimo. Comunque, vediamo qui nella zona sedute cosa c'è sbloccato? C'è sbloccato una panchina che si fa con tre assi e due di legno. Si potrebbe pure fare per abbellire un po' la zona. Poi c'è sbloccato degli sgabelli utilissimi. Wow. Poi nelle parti da costruzione c'è sbloccato dei muri, che in realtà no, c'è sbloccato questo muro bianco da 1 e questi qui che si vanno tutti col granito anche questo qui rotondo che mi sa tanto di tipo la, la parte frontale della casa di Homer Simpson che se non sbaglio è una zona tipo così se non ricordo male per il resto non credo mi, ha, mi abbia sbloccato altro forse questi muri gialli bruttissimi qui non mi ha sbloccato niente comunque nient'altro qua c'è questo bovindo con rifinit perché non si legge perché il gioco è fatto col culo anche se qui non, non si legge ma vabbè A, anche qui nel quando ci vai sopra con la freccetta non si legge bovindo con R ok va bene questo angolo che sarà fatto Male come quegli altri che avevo messo nella casa per adesso non c'è un cazzo. Vediamo nelle costruzioni, dovrebbe avermi sbloccato solo la casa. Questa qui, spaziosa, che è quella credo più grande alla fine del gioco, però, da fare con il granito. Cioè, in realtà, a me sembra comunque più grande quella là di legno. Però, eventualmente, più avanti ci andiamo a fare anche questa, giusto per avere le due case più grandi di Lego Fortnite, così giusto per fare qualcosa. Detto ciò, signori, comunque abbiamo aumentato finalmente. Oh, porca puttana, sto morendo di fame. Basta, ti prego, non puoi morire sempre di fame, maledetto. Comunque dicevo signori, detto ciò, abbiamo aumentato finalmente il livello del villaggio, finalmente a livello 10, anche se adesso è diventato una merda, con, fra l'altro, quell'uccellino che sta fermo lì sopra. Ah, ma è tipo intagliato come il resto del totem del villaggio. Vabbè, facciamo finta di niente. Sembrava vero. Comunque fa cagare, cioè è, è inquietante in culo. Quell'ama con quello sguardo perso nel nulla, veramente brutto. Però, comunque, fatto sta che abbiamo aumentato finalmente il villaggio a livello 10. Adesso non dobbiamo più aumentare il livello del villaggio, l'unica cosa che ci è rimasta di aumentare di livello è la crafting. Table, chiamandola in stile Minecraft per il quale però ci serve una squama di bruto che è, cioè al momento eh, non ne ho e non so dove andare a reperire un bruto delle pianure per poter prendere una squama e sinceramente non saprei neanche come ucciderlo, per il resto però direi che per l'episodio di oggi abbiamo fatto più che abbastanza visto che abbiamo fatto anche la casetta gigante gigantesca, la casetta più grande di LEGO Fortnite e quindi signori nel prossimo episodio vediamo di iniziare a fare qualche nuovo macchinario qualche nuova cosa, oltre ovviamente ad equipaggiarmi nuovamente perché dobbiamo poi prima o poi sicuramente andare nella zona fredda e quindi Direi che per l'episodio di oggi basta così. Mi rimetto qui sopra e facciamo l'outro. Ok, signori, mi sono posizionato sulla mia solita scaletta delle intro e delle outro. Come già vi ho detto, per l'episodio di oggi ho fatto più che abbastanza, perciò spero comunque che il video vi sia piaciuto. Nel caso, quindi, vi invito a mettere like, se invece non vi è piaciuto, mettete dislike, ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi. Se vi so simpatico, iscrivetevi e magari attivate la campanella, che a me come al solito non dispiace mai e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!